Questa è un'area dove la qualità italiana del cibo è totalmente spinta, presente e curata. Puntiamo a far conoscere questa zona dell'aeroporto e puntiamo a far conoscere il cibo italiano. Nasce dal nostro continuo lavoro, non è una nascita che rimane isolata, fa parte di tutti gli eventi che noi facciamo per promuovere il territorio e per promuovere la regione. È giusto riproporre qui questa qualità e con questi nuovi investimenti di ADR e dentro questi investimenti questa voglia di partecipare, secondo me siamo sulla strada giusta. Rappresenta, diciamo, una grande occasione, una grande finestra nel mondo, tenuto conto che questo è il luogo dove è la porta dell'Italia, è la porta della capitale, quindi da qui passano 43 milioni di passeggeri. E diventa una grande occasione presentare le nostre eccellenze. E c'è stato uno scambio in cui un cuoco come me, che è un cuoco di territorio ma che ha ampio respiro, perché insomma ormai la stella Michelin, vuoi anche i nostri piatti che girano un po' l'Italia, è un messaggio importante, è quello di cercare di essere un interprete del territorio. L'idea è stata questa, abbiamo pensato come Sistema Lazio, come Arsia, che abbiamo tra le nostre funzioni di promuovere le eccellenze enogastronomiche, noi oggi qui di fatto consacriamo in due punti. Da una parte si può assaggiare costantemente e bere i nostri prodotti, gli oli, i vini e il cibo del Lazio, e da un'altra parte si può anche comprare per fare un regalo, un omaggio. Questa è una grande opportunità, diciamo che qui passerà il mondo. Noi abbiamo una grande gamma di specialità alimentari, ma abbiamo sempre faticato molto a presentarle al resto del mondo. Questa per noi è un'occasione preziosa, perché è un luogo in cui la gente può fermarsi, passare un po' di tempo, chiedere qualche spiegazione. Noi puntiamo molto sul territorio, un territorio che ci crediamo molto, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo raggiunto grandi risultati. È chiaro che oggi abbiamo portato qui due cose curiose, una carpa che è pescata nella Valle del Salto, nel lago di Campo d'Osta, ai confini con l'Abruzzo, e poi un carciofo che è il piatto tipico romano.